Cantox. Cantox è una realtà, come racconterà Eloisa, non italiana, ma una realtà che opera in Italia da un po' di tempo. Unisce l'elemento tecnologico a cui a me sta molto a cuore, con il robustimento di alcune dinamiche di controllo che solo l'automazione informatica può dare, va incontro a quella che è la dinamica globale, worldwide, che avverrà da qui al 2018-2019, dove tutti i flussi di fatturazione saranno gestiti con dinamica di electronic invoicing, quindi scambio strutturati di XML, KDI, il continente americano al suo, il continente sudamericano al suo, il continente europeo avrà il suo. Queste dinamiche portano a dire che se oggi io immagino un borsino valute che mi aiuta, domani ho delle piattaforme che in modo dinamico mi regolano i controvalori in valute che io devo riconoscere a una controparte o che la controparte deve riconoscere a me nella mia valuta di adozione. D'accordo? Cantox, secondo noi, rappresenta un utilissimo strumento da cui cominciare a fare certi ragionamenti. E che si ricollega alla gestione del rischio e gli aspetti che ha già introdotto il dottor Basile, ovviamente soprattutto lato innovazione e secondo me anche lato capitale umano, perché quella è l'altra risorsa importante spesso sottovalutata in azienda. Detto questo, buon pomeriggio a tutti, sono contentissima di conoscervi in questa bella occasione, di conoscervi e di conoscerci, perché evidentemente con alcuni ho già parlato di Cantox, ma per molti altri è una cosa nuova. E ringrazio il dottor Marco Pasquotti per avermi accompagnato, ovviamente anche lo studio Cortellazzo di Soalto per aver organizzato innanzitutto e poi per avermi invitato a questo workshop su un tema scottante della finanza d'azienda, che, come si è spesso detto con Andrea, è una componente assolutamente importante della gestione caratteristica ed impatta quindi su numeri aziendali, diciamo ogni trimestre, ogni quadrimestre, eccetera, il rischio di cambio. Ora, io per questa occasione, per raccontare Cantox, ho coniato un motto, l'ho rubato alla mia palestra, vediamo se vi piace e se vi ritrovate. Il motto è questo qui, è potere è volere. Ovviamente, cosa? No, se devo dare un giudizio su questa frase qui, ricorda il Duce, ovviamente, no? Vabbè, no. Allora, presa un po' più distante. Io ho messo le mani avanti. Però, ma ricordiamoci che la piattaforma ha origini, se ricordo bene, spagnole e francese. No, no. La dottoressa viene da Barcellona, per cui alcune nostre considerazioni non le sono evidentemente proprie, però ci sta la battuta. Allora, vabbè, è un approfondimento che facciamo dopo. Però io mi ci ritrovo, attenzione. Diciamo che è una Cantox nata, una cantonata. No, mi piace proprio, vediamo perché. Allora, potere e volere, ve lo spiego subito. Se ci pensiamo, è banale, anche al di là del rischio di cambio, lì dove possiamo aumentare le opportunità per noi accessibili, allora è lì, banalmente perché ne veniamo a conoscenza, allora è lì che vogliamo usare, sfruttare quelle opportunità, quelle nuove opportunità per, in questo caso, ridurre la temperatura di quello che ho detto che è un tema scottante della finanza d'azienda, che è la gestione del rischio di cambio. Detto questo, chiaramente del rischio di cambio si può parlare con i più diversi approcci. Il dottor Basile ne ha introdotto uno, quello del modello che in realtà considera tanti altri fattori di rischio. Il mio ruolo qui oggi è quello di parlarvi dello strumento, uno strumento di informazione innanzitutto, ma anche chiaramente di gestione del rischio di cambio. È uno strumento che si basa su un concetto fortemente innovativo, prendere nota, che è l'accesso diretto al mercato valutario. Normalmente non accediamo direttamente al mercato valutario per eseguire le nostre operazioni valuta estera. Uno strumento che è della gestione operativa finanziaria, come la chiamo io, nel senso che non è un mezzo di speculazione, ma è assolutamente un mezzo della e per la gestione caratteristica.
Io ho deciso di descrivere Cantox rispondendo a tre semplici domande, perché cosa e come, però mi aspetto un sacco di domande da parte vostra. Allora, perché? Diciamo che Cantox nasce, ogni idea imprenditoriale nasce dalla percezione di una lacuna, di una mancanza e di un'opportunità. Cantox nasce dall'esigenza di trasparenza in un settore, in un'industria opaca e con grandi asimmetrie informative, che è quella dell'industria dei servizi bancari, ovviamente ambito valutario. Infatti Cantox nasce proprio come progetto etico di info provider in tempo reale di tassi di cambio spot e, attenzione, forward. Ok, quindi Cantox nasce come progetto etico di info provider. Immaginiamocelo come un Yahoo Finance, per intenderci tutti quanti, che invece di dare diciamo l'informazione sullo spot con 20 minuti di ritardo, dà lo spot in tempo reale e dà anche il forward su tutti i cross delle valute che mettiamo a disposizione. Cosa vuol dire forward? Vuol dire che su Cantox posso conoscere un tasso di cambio, per esempio euro-dollaro, di adesso, ma anche la quotazione ufficiale dell'euro-dollaro al 30-12, visto che il 31 è sabato. Quindi Cantox fornisce la curva a termine dei tassi di cambio con un evidente vantaggio informativo che diventa economico-finanziario anche per le operazioni di copertura a termine, oltre che per le operazioni spot. Quindi questo è il perché. Cosa facciamo? Non so perché si vede male, comunque c'è scritto informazione. Chiaramente Cantox, oltre ad essere un info provider, è anche proprio un gateway di mercato per accesso diretto al mercato valutario. Quindi non solo l'informazione in tempo reale sui tassi di cambio spot e forward, con tutti i vantaggi che dicevo, ma anche proprio la possibilità di chiudere tutte le nostre operazioni in valuta estera al tasso dell'interbancario, e tra l'altro nella forma di un semplicissimo banking, quindi non in una roba tipo Bloomberg o Reuters, non so, che uno se l'immagina molto complessa. Tant'è vero che io dico sempre che Cantox, poi lo vedremo anche meglio più tardi con le testimonianze, è proprio una sala cambi sotto forma di home banking. Ok, e questo gateway di mercato, chiaramente, mi spiace davvero che non si veda nulla, però magari apriamo il PDF. Quindi chiaramente copre tutte le necessità dell'operatività in valuta estera. Di nuovo, operazioni di spot e forward con i vantaggi dell'accesso diretto al mercato valutario, ma anche pagamenti internazionali, perché su Cantox si può disporre direttamente il bonifico al proprio fornitore piuttosto che alla propria filiale. Ordini automatici, che vuol dire Cantox convertimi o chiudimi in automatico un'operazione spot o forward non appena il tasso di cambio tocca il livello che io giudico interessante. E la fee di Cantox, prendete nota anche su questo, la fee di Cantox è pari allo 0,29% del nozionale, dell'importo dell'operazione, ed è chiaramente competitivo rispetto a uno spread bancario. Ma la cosa bella è che questa fee dello 0,29% insieme al tasso di cambio e al controvalore vengono visualizzati già prima di chiudere l'operazione. Quindi non sono io, non è Eloisa Oliva, country manager della Cantox, che mi viene a raccontare che accedere direttamente al mercato valutario è un importante vantaggio informativo e finanziario, ma tutti noi possiamo sempre verificarlo a schermo, tutti i numeri, per decidere dove chiudere, diciamo, l'operazione, su che canale. Cantox è gratuita e mai vincolante. Ok, quindi non ci sono costi fissi e tutti abbiamo sempre la possibilità, lo ripeto, di benchmarkare sulla base di dati forniti a schermo. Ecco, okay, inserisco quello che a me particolarmente sta a cuore è testimoniare che con queste funzionalità, ad esempio pagamenti internazionali e ordini automatici, io riesco a snellire dei processi in azienda. Cioè la cultura dei processi più snelli in ambito, si dice office, c'è la cosiddetta lean office, significa andare a snellire tutta una serie di processi
anche utilizzando degli strumenti che, pur mantenendo dei livelli di controllo molto elevati, mi consentono delle automazioni di processo. Voi probabilmente ancora non state immaginando di toccare con mano automazione di processo contabile in automatico sui flussi passivi. Qui si dice che quel flusso può essere, ad esempio, gestito con degli automatismi anche di copertura. Oppure devo disporre dei pagamenti internazionali per chi io lavoro prevalentemente con l'estero. Ecco lo snellimento dei processi per gestire queste dinamiche che sono contrattualizzate, quindi scadenziate, quindi di fatto automatizzabili. Prego. Quindi, diciamo, oltre al fatto di automatizzare, diciamo, i prezzi di copertura, si può anche, diciamo, vedere un attimo qual è la tendenza dei cambi e quindi, diciamo, fare una copertura che viene, se il cambio viene a mio favore, no? Adesso sugli esempi specifici ci entriamo nel merito e poi alcune testimonianze riusciranno a portare anche valore aggiunto. La cosa che a me interessava evidenziare, solo un passaggio, non mi interessa nulla l'economicità monetaria del fatto che una commissione può essere più o meno bassa rispetto ad altri provider. Quello che mi interessa da consulente aziendale è che io trovo delle funzionalità che sono al passo con le esigenze che io intravedo per le aziende di snellimento dei processi. Anche il transport. Certamente. Quindi il tema è, tenete presente che stiamo gestendo un rischio e snellendo dei processi. E quindi sembra un po' paradossale e anche spendendo meno denaro per fare questa cosa. Perché ci sono meno intermediari. Quindi è tutta una serie di circostanze. Prego. La controparte del cambio che chiude, Cantox? Siamo noi, sì, facciamo da... adesso noi passiamo da rischio di cambio al rischio costo. Cantox ha un rating, è quotata? No, non siamo ancora quotati. Diciamo, il nostro partner bancario... Io rischio adesso. Esatto. Io posso capire il rischio cambio. Ma io poi quando vado a liquidare, dall'altra parte c'ho... Allora, essere un'entità finanziaria impone sempre dei requisiti di capitalizzazione importanti, tant'è vero che stavo dicendo che abbiamo dei partner, alla fine bancari, partner nel senso investitori, cioè le persone che ci sono dietro. Il mondo bancario qui non è un antagonista, ma è un investitore. No, ma io non sto parlando di competizione, io sto parlando di rischio. Certo. Cioè Cantox ha la sede, cioè, per esempio, dove ha sede legale Cantox? Abbiamo la sede a Londra. È iscritto, è controllato certo. Dall'organo... Dalla Financial Conduct Authority, siamo autorizzati ad operare dalle normali autorità di vigilanza che regolano la funzione dei servizi bancari, Banca d'Italia in Italia, Banco de España in Spagna. No, c'è... Una fintech internazionale che si sta facendo conoscere in Italia, ha solo 120 aziende che utilizzano questi servizi in Italia, di cui mi pare due quotate, ma sta iniziando adesso perché l'origine è francese, inglese, basata sulla Spagna. Capisco la considerazione. No, qual è? Cioè, io copro il rischio di cambio, ma c'è sempre un rischio controparte, poi sostanziale. Certamente, ma il rischio per definizione esiste sempre. Noi quello che stiamo cercando di far intravedere anche con questi strumenti, la possibilità di andare in una direzione più veloce di prima a creare efficienza, che è la cosa che a me interessa di più, a creare dinamica di copertura di un rischio che, come in questo caso, deve rapidamente atterrare su dinamiche di automazione di processo. E quindi l'insieme dei fattori di cui io sento il bisogno li trovo mettendo insieme degli elementi che non hanno un'unica entità che mi dà il servizio. Non so se riesco a trasferire il messaggio. Dopodiché, nell'utilizzare questi servizi o altri servizi, ognuno fa la sua valutazione, questo è chiaro. Se fossero interfacciabili dal sistema ERP come un sistema di tesoreria, potrei chiudere già in automatico le fatture. Tutte cose evidentemente che sono già fatte, perché poi ci sono queste considerazioni basiche, poi si può raccontare anche o può raccontare meglio altre cose. Però ripeto, mi fa piacere che ci sia un po' di vivacità, perché poi
anche la testimonianza che portiamo non è tanto un professionista, un consulente o un provider di questo tipo, ma è un'azienda che ha certe esigenze e che ha trovato in queste operatività risposte alle sue esigenze, per cui sarà lui poi a raccontarci quali sono i punti di forza e dove magari ci sono dei punti di miglioramento. E secondo me non bisogna ragionare nei confronti di Cantox come se fosse un sistema bancario, perché il problema è quello, no? Adesso è tutto, diciamo, online, internazionale, eccetera. L'FSI inglese è terribile, è 10 volte la Consob. Cioè, se loro sono autorizzati dall'FSI, sono autorizzati in pratica in tutto il mondo, perché quando chiedono il permesso per operare, che sono in Grecia, la Grecia vede che sono autorizzati in Inghilterra, è sufficiente. Cioè, è molto... L'FSI fa il suo lavoro, la Consob e Banca Italia fanno il palo alle banche che rubano le tasche delle aziende, e questo è il super discorso. Sì, ma ripeto, non mi sento di schierarmi né pro né a favore. È come quando io salgo in taxi, chiedo scusa, in una macchina noleggio con un conducente a Roma e l'ho chiamata con Uber, il vero motivo per cui lui sta lavorando con Uber è che Uber lo paga regolarmente ogni 10 giorni. Anche se gli drena il 30% e gli trova tutti i clienti che lui non riuscirebbe a trovare. Questa è la dinamica, purtroppo per fortuna, dell'informatica, del digitale che sta entrando all'innovazione. Allora, esatto, è un settore nuovo. Per cui possiamo solo cercare di capire, giustamente mi prendo alcune rassicurazioni per verificare, dopodiché prendo le misure e dove ritengo sia uno strumento utile lo uso. Qualche settimana fa abbiamo fatto una presentazione in un'azienda piuttosto dimensionata, quotata. È chiaro che non utilizzeranno questo strumento per tutto, ma per alcune cose riterranno molto utile questo strumento rispetto ad altri. Poi per Cantox e altri, diciamo, attori fintech, è molto importante la reputazione. Fa un errore, ha finito. Esatto. C'è proprio quell'evoluzione dell'innovazione. E funziona perché, diciamo, tutte le recensioni sono buone. Quindi, diciamo, la banca non dà queste... Ci sono recensioni negative a migliaia e la banca è ancora lì. Sì, ripeto, io non me la sento di schierarmi né in un senso né nell'altro. Perché, tra l'altro, faccio un esempio, no? Uno dei peggiori killer che ci sono sulle banche in giro si chiama PayPal. PayPal in Europa opera come gruppo bancario in Europa, per cui è una banca come tutte le altre, però è il killer peggiore che c'è in questo momento, da un certo punto di vista. Per cui è evidente che queste strutture si vanno a corazzare per quello che serve. Poi il mercato, oggi se io faccio una transazione e-commerce, penso che 9 su 10 pago con PayPal ed è solo l'inizio probabilmente. Diciamo che il settore sta evidentemente cambiando, la tecnologia anche nel settore finanziario sta cambiando molte cose, fermo restando che rimangono tutti i requisiti che devono avere le entità finanziarie per poter operare sul mercato, quindi assolutamente ce li abbiamo e li possiamo fornire senza problemi. Comunque ripeto, ho l'aspettativa nel pomeriggio di oggi di avere questa vivacità e questo scambio di battute, perché serve a noi a capire quanto siamo vicini o distanti alle esigenze poi di chi ci ascolta, ma allo stesso tempo nella speranza di contribuire a un dialogo di sistema, perché di tutti c'è bisogno in questa fase di rapida evoluzione e non che qualcuno... Banca, professionista, consulenti, info provider, quant'altro si devono sentire né attaccati né esclusi, anzi. Esatto, quindi giusto un appunto su quello che diceva poco fa, sulla quotazione ufficiale a termine, è molto importante quello che facciamo, perché effettivamente non si ha disponibilità di questa informazione, cioè o qualcuno ha un terminale per accedere direttamente al mercato valutario, oppure io la quotazione dell'euro dollaro al 3012 non ce l'ho, 3012 come data futura in generale. Quello che da Cantox non è una previsione, era solo questo che ci tenevo a dire, perché noi non siamo advisory, noi siamo accesso diretto al mercato valutario, niente più che questo, che è quello che ha una banca. Quindi quello che è la nostra quotazione ufficiale è il risultato dello spot, è la combinazione dei tassi di interesse nelle varie valute, che è quella che è la quotazione ufficiale a termine di un tasso di cambio. Diciamo che Cantox è una porta verso
per accedere al mercato, ma la cosa che mi sembra interessante è che si possa direttamente vedere lo spot e il forward, in modo che so la direzione, so la tendenza. Esatto, sì. Non è la tendenza, ma è lo spot e il forward, un differenziale dei tassi. Bravo, cioè, esatto, un differenziale che puoi sfruttare, però rispetto a lavorare con un'entità finanziaria che non ti dà l'informazione, quel differenziale lo puoi sfruttare per i tuoi margini. Quindi questo è. Poi, diciamo, non è il punto di oggi, però è già emerso con qualche intervento. Noi siamo già una software house finanziaria, quindi a parte, diciamo, la versione base, accesso diretto al mercato valutario, siamo diventati una software house finanziaria, nel senso che abbiamo imparato ad integrare questi input. Più in là si parlerà anche di fatturazione elettronica. Per il momento abbiamo sviluppato delle soluzioni avanzate che consentono di automatizzare le coperture Forex e di eseguire pagamenti massivi con un click, che sono il nostro Dynamic Hedging e Payments Hub. Chiaramente, diciamo, l'integrazione con ulteriori input, c'è solo da trovare il mercato. Tutte queste soluzioni sono tailor made, cioè non è che c'è un Dynamic Hedging per tutti. Il dynamic hedging sposa le esigenze della determinata azienda, quindi questo voglio dire. Come lo facciamo? Ho riscritto lì gestione operativa finanziaria, lo facciamo con una sofisticata tecnologia che dà accesso all'intelligence finanziaria, che vuol dire informazioni, trasparenza nei prezzi, vuol dire accesso diretto al mercato valutario, ma vuol dire anche, e mi ricollego a risk management di prima, vuol dire anche esatta implementazione delle strategie. Perché se io dico, Cantox, chiudimi un'operazione di acquisto di dollari quando l'eurodollaro tocca di nuovo 1,14, non devo star lì io a vedere quando il tasso si muove a quei livelli. Può succedere di notte, può succedere mentre sono in pausa pranzo, io ho preso quel tasso e ce l'ho assicurato perché c'è una macchina, quindi non c'è l'errore umano, diciamo, se l'eurodollaro tocca 1,14 ho preso il livello che mi interessa. Quindi l'esatta implementazione delle strategie e poi anche velocità nei processi e nelle operazioni, perché è giusto riconoscerlo. Noi facciamo solo questo, noi facciamo solo operazioni in valuta estera dalla mattina alla sera, siamo lì a risolvere eventuali, ma nemmeno problemi, quando uno ci dice ma cosa devo fare, siamo lì anche per questo. Scusa, Teresa, ma il libro tesoreria lo tenete voi o lo date all'esterno a qualche società? No, noi, attenzione, con noi non si aprono conti bancari, non so se rispondo. No, la posizione tesoreria sui cambi a termine, l'avete voi o voi la ribadite, allora, sul mercato? Noi chiaramente fungiamo, se vogliamo, io così lo spiego sempre, come un liquidity provider. Chiaramente noi abbiamo l'accesso e diamo l'accesso, però ci sono sempre delle controparti istituzionali dall'altra parte. Noi teniamo il libro nel senso che siamo fungiamo da cassa di compensazione, sì. Questo, se voi a fine giornata andate a compensare gli acquisti e le vendite, o questa cosa lo faranno per le scadenze, o lo farà un tesoriere esterno che può essere una banca? No, no, lo facciamo noi. Lo facciamo noi chiaramente con un partner bancario, semplicemente perché i conti bancari li dobbiamo avere da qualche parte. Ok? Grazie. E lo facciamo, dicevo, con la sofisticata tecnologia, lo facciamo con expertise, con i Cantoxers, io dico sempre. Facciamo sessioni di ottimizzazione, Forex News, facciamo supporto operativo e strategico continuativo, cioè siamo sempre lì per tutti i Cantoxati. E lo sottolineo perché giustamente ci viene molto positivamente riconosciuto. Quando qualcuno vuole sapere qualcosa, in 20 minuti ha già risolto la questione. Proprio perché siamo lì per quello, ci abbiamo 90 persone a fare quello, solamente a Barcellona, quindi chiaramente, diciamo, tra l'altro le issue si ripetono un po' sempre, quindi risolta una, risolte mille. E poi lo facciamo chiaramente con i prodotti e le funzioni che sono disponibili sul nostro home banking e che chiudono un po', di nuovo, per ritornare al motto, il potere e volere che citavo all'inizio. Perché dico potere e volere? Perché farò adesso degli esempi con le persone che mi hai introdotto un po' tu. Cosa voglio dire? Il dottor Testa, che per esempio vuole ottimizzare i suoi pagamenti in renminbi e pensa che avrà difficoltà a reperire liquidità in quella valuta, adesso potrà e quindi vorrà eseguire i suoi pagamenti in renminbi facilmente e senza alcuno spread sul tasso di cambio. E assicuro che sull'euro renminbi, diciamo, il risparmio è importante.
come pure il dottor Olivotto, che non è più riuscito ad esserci, che deve finanziare le sue filiali ungherese di Dubai, potrà e vorrà, per ripetermi, diciamo, fare tutti questi trasferimenti infragruppo senza di nuovo lo spread e accreditando direttamente la valuta locale alle filiali, cosa che per il momento non fa perché invia euro e il cambio viene fatto lì, perché non ha il conto in euro là, quindi lui invece non deve aprire nessun conto, invia i fiorini ungheresi piuttosto che i dirham e accredita direttamente la valuta locale. Come pure, per fare l'esempio di poco fa, uno può e vuole chiudere un'operazione a termine perché vuole avvantaggiarsi dei punti forward a favore, sempre per l'accesso diretto al mercato valutario, o ancora, perché ne abbiamo parlato, impostare allerta e ordini per chiudere un'operazione sull'euro-dollaro quando il tasso è 1,15 o 1,10 a seconda degli interessi, no, anche se questo succede per un secondo, se questo livello viene raggiunto per un secondo solo. Quindi ecco perché mi piaceva e secondo me potere e volere rende bene l'idea dell'opportunità di Cantox, perché è una cosa nuova, quindi se uno non la conosce non può volerla. Ecco perché mi piace molto l'idea di Andrea di fare questi incontri. Mi piacque molto la sua descrizione un po' della situazione. La gente pensa che questo è fantascienza, che non si può accedere direttamente al mercato valutario se faccio un fatturato di 10 milioni. Invece sì, si può, e tra l'altro non costa niente. Si può sempre comparare con quello che è il proprio normale diciamo canale, lo ripeto, perché è una cosa che si fa a cuor leggero. Noi chiaramente lo facciamo perché ci possiamo permettere il lusso di questa trasparenza. È un po' come, faccio delle battute per cercare di farmi capire, è un po' come quando io la prima volta mi sono creato un account su eBay. Non avevo mica deciso di vendere o comprare qualcosa, ma prima o poi nella vita succede che compri e vendi qualcosa lì dentro. Finché non hai capito la dinamica di come funziona questo mondo, che non è un mondo a contatto ma un mondo a distanza, non puoi sfruttarlo quando ti serve. Se non sei mai salito prendendo un taxi con Uber, non puoi sapere neanche come si fa e quindi sei tagliato fuori. Ecco, purtroppo il rischio vero è di restare tagliati fuori da queste dinamiche che hanno tutte un minimo comune denominatore. Pochissimi esseri umani, quindi strutture di costo molto snelle, investimenti importanti in tecnologia, in processo, in robustezza di processi e operatività globale, che normalmente una struttura tradizionale non riesce. Qualche giorno fa in un convegno confrontavano i numeri di Airbnb e B&B con Hilton. La struttura di costi di Hilton è esageratamente grande rispetto alla struttura di costi di queste realtà, che però hanno le stesse camere nel mondo. Purtroppo questa è l'evoluzione della specie, c'è poco da disperarsi, o così o siamo tagliati fuori. Questo però non significa che non ci deve essere la competenza di chi fa le strategie, di chi fa risk assessment e quant'altro, ma bisogna aver presente le soluzioni che abbiamo. Allora, anche l'altra settimana questa azienda quotata lo userai per un'operazione sola, ma intanto sappi che esiste, apriti l'account che non ti costa niente, quando ti serve lo usi, perché magari hai urgenza domani mattina di avere un controvalore, una valuta che non è quella usuale e devi operare immediatamente. Io vedo degli enormi vantaggi ad acculturarsi su queste cose. Tutte le volte che troviamo qualcosa in giro di furbo, la segnaleremo per dire prendete le misure anche con questo. Questa è la finalità in questo momento, d'accordo? Purtroppo di questo mondo fintech ne sentirete parlare tantissimo, anche chi ha oggi pagamenti molto lunghi o incassi molto lunghi in Italia. Il reverse factoring sta entrando in Italia pesantemente, ma non entra dalle banche perché sono lente, entra da altre piattaforme e bisogna sfruttarle quelle piattaforme.